Rieccoci qui in diretta dal Salone del Risparmio 2019, il tema guida è ovviamente quello degli ESG, la finanza sostenibile, tutti gli impatti che si possono avere. Ho il piacere di avere qui con me Paolo Proli di Amundi, con cui cerchiamo di appunto fare un'analisi magari un pochino diversa, partendo da alcune cifre che riguardano proprio l'impatto di questo mercato, di questi criteri a livello europeo. Un dato che è stato fornito anche da associazioni è di 12.000 miliardi gli asset gestiti con criteri di sostenibilità ambientale e sociale in Europa. Si parla di cifre veramente sempre più ampie, ma che sono destinate a crescere, non è così? Assolutamente, il trend è incontrovertibile perché si sta, tra virgolette, appoggiando al cambiamento complessivo del modello macroeconomico che abbiamo a disposizione, dell'economia reale che sta modificando il modello di business, perché si sta adattando ad un mondo che ha delle tematiche dirompenti di cambiamento che sono sociodemografiche, il numero delle persone, la geopolitica e quindi chi è produttore o chi è consumatore, la classe media asiatica che diventerà ovviamente il pilota del consumo del futuro. Quindi in questo la sostenibilità oggi è veramente centrale, soprattutto la trasformazione energetica. I dati sono impressionanti di crescita, è anche importante sapere che in Italia questo tema è significativo, oggi è già più dell'8% di questi volumi che citavi europei, e tra le altre cose in Italia c'è un'attenzione molto forte non solo, diciamo, ai best in class o ai criteri di esclusione nel mondo della sostenibilità, cioè della penalizzazione di quelle aziende che sono meno virtuose in questi temi ambientali, sociali di impatto e di governance, quindi di regole di condotta, ma è molto interessante vedere come invece ci sia un approccio molto forte anche al 40% rispetto a tutto il volume europeo sulle tematiche. Le tematiche di investimento, quindi riuscire poi con gli strumenti finanziari a focalizzare su quali settori, su quali aziende che oggi fanno impatto, ad esempio sulla transizione energetica da carbon fossile a energie rinnovabili, piuttosto che all'educazione, che è uno dei motori di crescita, che è anche 20 volte il mondo del lusso, per capirci, quindi 5.000 miliardi di dollari di mercato che va finanziato perché è il motore dei prossimi laureati, dello sviluppo futuro, di un mondo di millennials che stanno diventando classe dirigente, che al 75%, quindi 3 millennials su 4 oggi guardano la sostenibilità non come i baby boomer nel passato. I baby boomer hanno rappresentato la crescita ad ogni costo post secondo conflitto mondiale, i millennials oggi saranno un cambiamento, uno shift epocale di quello che è il consumo e il modo di vedere le cose. Ecco, ha citato poi anche gli aspetti ambientali e in particolar modo all'interno di questa edizione del Salone Amundi ha presentato una ricerca condotta insieme al Politecnico che ci mostra altri dati su questo aspetto in particolare, ci può rivelare? Ma sì, questa ricerca si chiama The SARC, in termine tecnico, Mare Sanus per semplificare, il concetto è che abbiamo voluto investire finanziando il Politecnico di Milano e il CMCC, che quindi è lo studio dei cambiamenti climatici dell'Euro Mediterraneo, per permettere a loro di fare delle ricerche compatibili per arrivare a cosa? A promuovere una tecnologia, un ecosistema che combatta la CO2 e la saturazione che abbiamo nell'atmosfera e con conseguenze ovviamente drammatiche oggi sui nostri oceani, perché ovviamente la CO2 che ha saturato l'atmosfera scende negli oceani e sta acidificando l'acqua, per cui la decarbonization seawater, no? Quindi la DESARC aiuterà questi scienziati a portarci tecnologie per ridurre l'impatto del bicarbonato a livello sia di atmosfera, quindi poi di come eliminarlo dall'atmosfera, fare impatto negativo, e poi soprattutto quindi magari trovare un modo chimico naturale per deacidificare l'acqua del Mar Mediterraneo in modo tale da rovinare meno l'ecosistema, soprattutto anche di superficie. Pensate al fenomeno che tutti stiamo vedendo in giro per il mondo delle barriere coralline che si stanno sbiancando proprio perché sta morendo la vita della superficie delle barriere coralline per il caldo, quindi l'innalzamento del calore dell'acqua degli oceani e l'acidificazione dell'acqua. Abbiamo voluto finanziare come Amundi SGR proprio qua a Milano queste ricerche perché volevamo fare un impatto oltre a quello che già facciamo con gli strumenti finanziari e con il nostro modello di ricerca. Assolutamente, che poi è anche visibile attraverso il vostro stand che insomma un po' rappresenta anche tutto questo tema del clima che poi in queste settimane è stato particolarmente sentito ma che bisognerà continuare sempre a tenere sotto i riflettori. Io ringrazio nuovamente Paolo Proli per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti. Non mi resta che lasciare la linea allo studio.